Buongiorno, ancora una volta su questo schermo. Direte, come mai sei di nuovo qua? Perché la lotta continua, dura senza paura. Da parte mia proprio paura, non so dove stia di casa in questa situazione qua. E adesso mi tocca. La battaglia si è estesa anche su Instagram, che pensavo fosse un social network in cui le persone mettevano le foto e tu mettevi mi piace, mettevi un piccolo commento, insomma una cosa così semplice, carina. Invece anche su Instagram sta uscendo questa follia collettiva o semicollettiva del volere quello che non è possibile avere, della cosa che diciamo, una persona normale non riesce a capacitarsi perché la gente voglia certe cose che vanno contro la natura, contro l'uomo, contro qualunque cosa. E ci sono. E allora ho cominciato anche su Instagram la mia mini battaglia contro questa assurdità qui. E quindi matrimoni gay, quindi questo liberalismo assurdo che non porta a niente. E quindi dicevo, anche su Instagram adesso, solo che è molto più difficile per me controbattere, perché lo spazio è quello che è, lo spazio di un cellulare. E quindi non è che posso scrivere tanto, ma le frasi giuste, quello che reputo che vadano bene, la risposta delle solite domande, ma perché, ragioni così, ma tu sei chiusa, ma tu devi aprirti, ma eccetera, eccetera, eccetera. E che quindi appunto, però le frasi che io do di risposta sono sempre quelle, perché se voi vi ostinate in certe cose, per forza di cose, scusate il bisticcio di parole, ma per forza di cose le risposte mie sono sempre quelle, perché la verità è una, è sempre quella, e quindi quella io dico alle vostre assurde pretese. Perché c'è anche una bella foto di una spina, di una presa di corrente. Cioè, ma voglio dire, ragazzi, ma pure per far funzionare il vostro computer, per far funzionare ogni aggeggio elettrico che abbiamo in casa, qualunque cosa c'è bisogno di una presa maschio e di una presa femmina, perché due prese maschi non vanno e due prese femmine non vanno. Quindi anche per le cose tecniche, inanimate, ci vuole un maschio e una femmina. Anche per l'innesto delle piante, per esempio per i kiwi, ci vuole il maschio e la femmina. Cioè nella natura c'è il maschio e c'è la femmina, che si mettono insieme e fanno i piccolini, o fanno tante altre cose. Quindi, cioè, la vostra pretesa è oltre l'assurdo, cioè io veramente non riesco a capire perché vi ostinate, perché avete questa ostinazione perenne per cose che non portano a niente. Cosa porta un'unione tra donna e donna o tra uomo e uomo? A niente. A soddisfare solo i più bassi istinti che uno ha, a mettersi sotto il livello dell'animale, perché l'animale si accoppia solo per la specie, per portare avanti la propria specie. E invece qui voi volete una cosa che non porta nulla. A cosa? A niente, alla sterilità, al vuoto e alla fine anche alla noia. Cioè non c'è uno scambio, non c'è un. Non potete chiamare amore quello che nella realtà si è sempre chiamato e si chiamerà sempre sodomia. Non è amore, è una
scimmiotamento dell'amore, è un voler, magari voi credete che sia amore, ma non lo è semplicemente sodomia, è semplicemente vizio, è semplicemente malattia, chiamatela come vuoi, certo non è amore su questo, ma non ci piove, ma per niente proprio, assolutamente. E quindi niente, era soltanto un piccolo aggiornamento questo, per così, per far sapere ancora che la battaglia va avanti, che io non mi stanco, non mi offendo, non mi arrabbio, io controbatto quello che è, diciamo, non il mio pensiero, semplicemente, ma il pensiero della moltitudine delle persone che sono sotto il cielo, di qualunque latitudine e longitudine, cioè di qualunque persona che sia una persona che abbia un briciolo di, non dico di cervello, ma di buon senso nel senso comune, che non abbia perso negli spiriti, nei fumi satanici o di droghe o di quello che volete voi, la ragione, la pensa come me, pari, 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 pari. Poi certo, ci sono le eccezioni, voi, che la pensate in quella maniera assurda, ma io mi stupisco non tanto di un omosessuale che voglia la libertà di sposarsi, che poi il diritto di sposarsi, che poi il diritto di sposarsi non è nemmeno degli etero, non è un diritto lo sposarsi può essere un desiderio, un sogno, una voglia, però non è un diritto, ma è assurdo, potrebbe prendere il diritto di sposarsi, per chiunque, non è un diritto. E ho perso il filo del discorso adesso con questo, e che comunque sia, è una cosa così, ecco appunto dicevo, pazienza, passi per gli omosessuali, loro hanno questa, diciamo così, esigenza, chiamiamola esigenza, non lo è un vizio. Allora io posso capire che loro si battano per certe cose che non sono diritti, comunque, che abbiano certe pretese, ma non capisco le pretese degli altri, per esempio delle mamme. Io avevo, dico avevo perché mi hanno cancellato dalle loro amicizie, ma avevo delle amiche mamme. Queste amiche mamme io non capisco come possano volere certe cose. Per i loro figli vogliono quello? Cioè vogliono la sodomia? Vogliono l'imbarbarimento? Vogliono l'imbestialimento della persona? Ma io non credo. Forse lo vogliono fare per essere moderne, a parte il fatto che la sodomia è una cosa antica, Sodoma e Gomorra insegna, quindi voglio dire, non è una cosa di oggi, molto moderna, innovativa, ragazzi, sveglia, 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 perché state a dormire, è una cosa vecchia come il mondo, e l'ho già detto e lo ripeto, Santa Caterina da Siena, che è la nostra patrona d'Italia, che è il dottore della Chiesa, dice che la sodomia è un peccato che fa schifo anche ai demoni. Cioè, ma ve ne rendete conto? Siete peggio di loro? Ma io mi stupisco delle mamme, di gente che ha famiglia. E poi quella bella scusa di, ah, ma io no, ma la libertà per tutti, con questa bella cretinata, è andata avanti il divorzio, è andata avanti l'aborto, probabilmente andrà avanti l'eutanasia, arriveranno le unioni civili, molto civili, hanno una civiltà che levati. E quegli squinternati della cosa europea multa l'Italia perché tre coppie si sono visti discriminati. Ma scusate, è la discriminazione che avete voi nei riguardi di milioni di altre persone che non la pensano come voi? Quella no, non conta. Ma su, sveglia ragazzi, sveglia, perché state a dormire. State a dormire, beatamente. Quindi, svegliatevi, datevi una scrollatina e cercate di ragionare pensando soltanto a quando mettete una spina nella corrente. Ecco, pensate
solo quello, poi guardate un po' voi il resto da fare. Con questo io vi saluto, do l'appuntamento alla prossima volta. Ciao!